Volontà, generosità ed una prova ordinata e orgogliosa non bastano a una Vigor troppo giovane e incompleta per aver ragione del Loreto. Per colmo di disdetta ci si mettono di mezzo anche un palo e l'arbitro. Il Loreto Corsaro non ruba nulla, ma a Senigallia ci sono comunque concreti motivi per recriminare. La cronaca. Tentativi accademici sull'uno e sull'altro fronte sino al 19esimo, allorquando è Tonelli a sbrogliare una situazione pericolosa, smanacciando un cuoio piovuto a due passi dalla porta su corner battuto da Ariste. La replica della Vigor è da applausi. 23esimo, Gorini si produce in un elegante assolo, liberandosi al tiro e concludendo dal limite, alto sulla barra. Loreto risponde al 30esimo, Garbuglia difende palla con caparbietà e scarica un rasoterra ringhioso, Tonelli controlla. 39esimo, contatto Siena-Garbuglia, piazzato dai 25 metri, Morricone batte a fil di montante e Tonelli intercetta in volo col cuoio che tocca anche il legno della porta rossoblu. Al 42esimo il portiere Vigorino si ripete e sfodera un'autentica prodezza sulla sberla di Camilletti. Nulla può però al 43esimo sul micidiale tapin di Garbuglia che dopo una prima conclusione di Chedira regala agli ospiti il vantaggio. La reazione della Vigor è rabbiosa. 44esimo. Tomba compie una duplice prodezza sulla sequenza di conclusioni imbastita da Gorini e Pallavicini. Ripresa al 56esimo che Dira si fa luce sulla sinistra ma conclude fuori bersaglio. 59esimo ci prova sul fronte opposto Marinangeli ma la conclusione non impensierisce Tomba. Il match potrebbe cambiare al 61esimo quando Mazzieri si fa espellere per un fallo su Gorini, ma è il Loreto a sfiorare di nuovo il gol con Garbuglia al 65esimo. Le proteste della Vigor sono però legittime al 66esimo, allorquando Marinangeli viene messo giù in area in una evidente situazione da penalty. Vigor sfortunatissima al 77esimo, allorquando una splendida conclusione di Pianelli si infrange sul palo e Vieira è pronto alla replica chiamando Tomba ad un intervento salva match. Il portiere ospite si ripete subito dopo. La Vigor tenterà sino alla fine con pervicacia e senza fortuna. Senigallia perde e recrimina, Loreto torna a volare alto.